Bentornati da Quelle Linee sul Tubo con Malati di Fantacalcio per questa undicesima giornata di Serie A. Ci scusiamo in anticipo per questo improvviso cambio di formato video che presenteremo da oggi per le prossime giornate a causa di alcuni problemi personali. Tuttavia ciò che resterà immutato sarà il nostro supporto per voi amici fantallenatori ogni giornata. Commentate quindi sotto questo video per ricevere aiuto per le vostre fantasquadre con le sole richieste dei ballottaggi fra due giocatori per consentire a ciascuno di voi un immediato aiuto. Non dimenticate inoltre di passare sulle nostre pagine social Instagram e Facebook e di partecipare al nostro consueto sondaggio su chi schierare per la Lega Fanta Youtubers. Partiamo subito! E iniziamo con la partita Napoli-Empoli, partita importante per i partenopei, sia per l'avversario che continua a sfoderare grandi prestazioni nonostante i risultati non arrivino, sia perché in settimana c'è il PSG ed è fondamentale arrivare pronti per la gara. Tra i padroni di casa l'unico da evitare è sicuramente gli USA e non sembra all'altezza del livello ormai raggiunto dal Napoli, mentre sicuramente da schierare Ruiz, che sta scacciando qualche male lingua arrivata durante il mercato estivo, assieme a lui Koulibaly, il difensore roccioso e pericoloso anche in area avversaria, e infine Zielinski, che sicuramente ci aspettiamo qualcosa di più nonostante l'avvio di questa stagione sia stato positivo. Possibile scommessa infine alla fine Maximovic. Per gli ospiti invece eviterei il reparto difensivo visto il bel gioco propositivo dei padroni di casa, schierabili sicuramente il falso tridente composto da Caputo, Krunic e Zajec, sempre pericolosi, non curanti dell'avversario. Possibile scommessa invece a qua. Secondo anticipo di giornata con Inter-Genoa questo sabato alle ore 15, nerazzurri alla ricerca di continuità dopo la grande prestazione contro la Lazio, Genoa invece alla ricerca di punti dopo un pareggio e una sconfitta. Con vista Champions, Spalletti pensa a un piccolo turnover che potrebbe coinvolgere Versalico e Vesino. Più cauti su di loro se non volete rischiare un posto da titolare. Evitate invece sia Martinez che Politano al rischio del posto, anche se il primo potrebbe avere qualche chance in più rispetto al secondo. Sia Dandanovic, Skriniar, De Vrij, Brozovic, Perisic e Icardi. Negli ospiti, con Criscito squalificato, fiducia da dosare con Bessa, ex di turno, come scommessa del match. Sia Lazovic e Piontek, Romulo e Kwame schierabili, ma non fidatevi più di tanto. Evitate invece tutti gli altri, special reparto difensivo. Al Franchi va di scena un match scoppiettante tra i Viola e una singhiozzante Roma. Per i padroni di casa, evitate la fonte tra i pali, non sembra all'altezza, seppur ci sono grosse aspettative sul suo conto. Victor Hugo e Biraghi potrebbero soffrire molto la velocità degli ospiti, mentre Simeone attualmente fa fatica a trovare gol anche contro le piccole. Da schierare invece Veretù e Benassi in mezzo al campo, assieme al talento di Chiesa. Possibile scommessa Gerson, uscito un po' dai radar dopo l'avvio positivo di stagione. Per la Roma invece da tenere fuori Marcano e Cristante, quest'ultimo sepolto dalle critiche, invece da schierare Florenzi, Under e Dzeko, assieme a Pellegrini, imprevedibile il suo rendimento di questa stagione, ma comunque ci aspettiamo che possa approfittare dell'assenza continuata di Pastore per mettersi in mostra e magari ritagliarsi un posto più importante in questa Roma. Commessa invece Fazio, che comunque rimane un giocatore letale, soprattutto in area avversaria. Alle 20.30 il turno di Juve-Cagliari per un match che sembra già una sentenza per i sardi, ma con un Allegri che deve affrontare le grane Chiellini e Bernardeschi non al meglio. Benatia e Alessandro dovrebbero quindi partire dal primo, ma se ne avete la possibilità piazzate due difensori di livello come primi panchinari in caso di riposo, specie per il brasiliano. Tornano titolari anche Canzolo e Mandzukic, consigliatissimi insieme a tutti gli altri uomini bianconeri, compreso uno Szczęsny insidiato da Perin e Douglas Costa da Dybala. Scommessa per l'ex Bayern come possibile titolare dunque. Nei rossoblù invece fiducia da centellinare per gli uomini chiave come João Pedro, consigliatissimo. Bene anche Pavoletti e Barella, che però non avranno vita facile contro la difesa e il centrocampo bianconero. Castro e Serna come possibili scommesse, evitate invece tutti gli altri a rischio malus. Continuiamo invece con un Lazio-Spal, padrone di casa in cerca di una vittoria che riporti fiducia dopo la brutta sconfitta casalinga contro l'Inter. Consigliati gli assenti sul tabellino della scorsa giornata, ovvero Savic ed Immobili, da cui si aspetta qualcosa in più, e invece consigliatissimo Stracoscia tra i pali, assieme ad Acerbi e Parolo. Evitate invece l'Acerbo, ma talentuoso, Luis Felipe, assieme a Radu, sempre pronto al giallo molesto. Possibile scommessa a Cataldi. Per gli ospiti evitate la fase difensiva, compresa di portiere, schierabile invece il sempre positivo Lazzari e l'esperto Missiroli, accompagnati da Petagna, che cerca un giocatore in cerca di riscatto dopo le stagioni a Bergamo non proprio bellissime dal punto di vista delle realizzazioni. Possibile scommessa invece il compagno di reparto Paloschi. Ventura le proverà tutti anche contro il Sassuolo per far uscire il Chievo da una crisi che sembra non finire più. Contro gli emiliani l'ex tecnico della nazionale si gioca la carta del doppio trequartista con Giaccherini e Birsa pronti ad innescare dall'inizio uno Stepinski voglioso di continuare a segnare. Consigliati dunque tutti e tre al pari di Rigoni a centrocampo, pronto a dire la sua. Male la difesa così come Jarosinski non informissima. Negli ospiti dubbi sulla titolarità di Boateng, comunque da schierare insieme ai compagni di reparto Di Francesco e
Berardi. Una chance dal primo minuto anche per Consigli, Ferrari, Lirola e Rogerio, che non si tireranno di certo indietro dal compiere una buona prestazione contro i veronesi. Noi invece a Magnani e Magnanelli, gli unici a rischio del cartellino. La Parma-Frosinone sarà un match al di sopra probabilmente delle aspettative, potrebbe rivelarsi una partita ricca di riti con entrambe le squadre che devono assolutamente fare punti. Per i padroni di casa sicuramente fiducia a Stulak, che è un ottimo metronomo di centrocampo, assieme ai compagni di reparto Di Gaudio e l'infermabile Gervinho, nonostante l'ultima brutta gara da lui giocata. Da evitare invece Gobbi, De Jolo e Gagliolo, che potrebbero soffrire un pochettino l'imprevedibilità offensiva degli ospiti. Commessa Siligardi. Quando riguarda invece i Ciociari, Molinaro, Arriato e Goldanica è meglio tenerli fuori. Più tranquilli invece sull'attaccante Campbell, accompagnato da Ciofani e Cizza. Possibile scommessa Zampano. In Sampdoria-Torino, padroni di casa in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro il Milan, ospiti che invece vogliono provare a riagguantare i tre punti per tornare a risalire la classifica. Nei blu cerchiati spazio anche ad Audero tra i pali, che in casa riesce sempre a difendere bene la sua porta. Bene anche i vari Savonara, Caprari e Quagliarella, che come al solito non vede l'ora di tornare a segnare contro una delle sue tante ex squadre. Ekdal e Murru potrebbero subire la fisicità e corsa granata, per questo evitateli per non rischiare qualche malus di troppo. Pratt e Linetti come scommesse di una gara comunque complicata. Anche per gli ospiti un occhio di riguardo alla difesa, che potrebbe soffrire e non poco. Evitate quindi l'intero reparto ad eccezione della sicurezza, che porta il nome di il solito Nicolas Nkulu. Fiducia anche sulla corsia destra con De Silvestri e Iago Falche, così come a centrocampo con Baselli. Più cauti su Belotti, a rischio anche del posto con Zaza pronto a sostituirlo. Aina sulla corsia sinistra, scommessa del match dopo le ultime prove convincenti. Continuiamo con la partita Bologna-Atalanta, sarà una sfida ardua per i padroni di casa che dovranno affrontare dei bergamaschi rinati assieme al ritorno in pianta stabile tra i titolari di Ilicic. Evitare i difensori quindi più maldestri tra i padroni di casa come Gonzales e Ilander, mentre magari sono schierabili giocatori offensivi come Palacio e Santander che possono continuare a fare bene. Magari anche Pulgar potrebbe, perché no, far male sul calcio piazzato. Possibile scommessa a Poli. Tra gli ospiti tenete fuori Gollini, serrato da un complicato ballottaggio con Berisha ormai da intera stagione che va avanti così, assieme da Tebuer che nell'ultima partita ha sfigurato, così come l'appannatissimo Barlow che non sta approfittando al meglio delle occasioni concesse dal mister. Mentre potete tranquillamente puntare su Toloi e Palomino che sono andati molto bene nell'ultimo match assieme al decisivo Ilicic. Possibile scommessa Gosens. Chiude questa undicesima giornata di Serie A Udinese-Milan con i rossoneri che in una settimana fanno un importante salto in classifica a merito anche del recupero della prima giornata di campionato. Nei padroni di casa però c'è area di rinnovo con Velasquez che vuole riproporre il 3-5-1-1 che ha ben figurato contro il Genoa. Difesa comunque da evitare contro Higuain e Soci, mentre meritano delle opportunità di rilancio i vari Fofana, Pussetto e De Paul dal primo minuto. Strigger Larsen in posizione d'esterno alto di sinistra potrebbe essere la sorpresa del match in un duello contro Abate che si preannuncia interessante per i padroni di casa. Lasagna solo in emergenza lì davanti. Negli ospiti, con l'ormai consolidato 4-4-2 di Gattuso, spazio ancora alla coppia di Bomber con Higuain e Cutrone pronti a replicare i bonus dell'ultima giornata. Imprescindibile anche qui l'impiego del solito Suso. Rodriguez può essere una grande soluzione da calcio piazzato. Gattuso però è in emergenza in mediana, dove quindi vi sconsigliamo l'impiego di Bakayoko con le probabili indisponibilità sia di Biglia che di Bonaventura. Abate e Musacchio a rischio del malus, che sì, solo come scommessa. E da Quelle Linee sul Tubo anche per questa giornata è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Purtroppo ovviamente, come ben sapete, abbiamo qualche problemino, speriamo passi il più presto possibile e che non ci siano strascichi. Buona giornata a tutti, in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima settimana.